Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia. Per chiederti questo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretto la tua mano materna, guiderà tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6, capitolo 71, 13 settembre 1904. Trovandomi nel solito mio stato, dopo avere molto stentato, Gesù si è fatto vedere che stava stretto con me, tenendo il mio cuore fra le sue mani e guardandomi fissa, mi ha detto: Figlia mia, quando un'anima mi ha dato la sua volontà, non è più padrona di fare ciò che le piace. Altrimenti non sarebbe vera donazione. Mentre la vera donazione è tenere sacrificata continuamente la propria volontà a colui a cui la si aveva già donata. E questo è un martirio di attenzione continua che l'anima fa a Dio. Che diresti tu di un martire che oggi si offre a patire qualunque sorta di pene e domani si ritira? Diresti che non aveva vera disposizione al martirio e che un giorno o l'altro finirà con rinnegare la fede. Così dico io, per l'anima che non mi fa fare della sua volontà quello che mi piace, ed ora me la dà, ed ora se la ritira. Figlia, non sei disposta a sacrificarti e martirizzarti per me?
perché il vero martirio consiste nella continuazione. Potrai dirti rassegnata, uniformata, ma non martire. E un giorno o l'altro potrai finirla con ritirarti da me, facendo di tutto un gioco di fanciullo. Perciò statti attento e lasciami la piena libertà di fare di te nel modo che più mi piace. Il 26 settembre 1904, capitolo 72. Trovandomi nel solito mio stato, sentivo una voce che mi diceva: vi sta un lume che chiunque si avvicina può accendervi quante fiammelle vuole. E queste fiammelle servono a fare corona d'onore al lume e dar luce a chi le accese. Io dicevo tra me stessa: che bel lume che è questo che tiene tanta luce e tanta potenza, che mentre dà agli altri quanta luce vogliono, lui resta sempre quello che è senza impoverire di luce. Ma chi sarà colui che lo tiene? Mentre ciò pensavo, mi son sentita ripetere: il lume è la grazia che la tiene Dio, e l'avvicinarsi significa la buona volontà dell'anima di fare del bene, perché quanti si vogliono attingere alla grazia si attingono, e la fiammella che si forma sono le diverse virtù che, mentre danno gloria a Dio, danno luce all'anima. Onde dopo ciò, quando appena ho visto il benedetto Gesù che mi ha detto: figlia mia, e questo perché stavo pensando che il nostro Signore non solo una volta, ma per ben 3 volte si fece coronare di spine, e come quelle spine restavano rotte dentro della testa, e che la corona di spine nel conficcarla di nuovo, più dentro entravano le già rimaste, e dicevo: dolce amore mio, e perché per ben 3 volte volessi soffrire sì doloroso martirio? Non bastava una volta sola scontare tanti nostri rei pensieri? Onde, facendosi vedere, ha detto: oh, figlia mia, non solo la coronazione di spine fu triplice, ma quasi tutte le pene che soffrì nella mia passione furono triplici. Triplici furono le ore di agonia nell'orto. Triplice fu la flagellazione, flagellandomi con 3 specie di diversi flagelli. 3 volte mi spogliarono. Per ben 3 volte fui condannato a morte. Di notte, al mattino presto e di pieno giorno. 3 furono le cadute sotto la croce. 3 i chiodi. 3 volte il mio cuore versò sangue, cioè nell'orto, da per se stesso, dal proprio suo centro, nell'atto della crocifissione, quando fu stirato ben bene sopra la croce, tanto che tutto il mio corpo vi restò tutto slogato, ed il mio cuore si sconquassò dentro e versò sangue, e dopo la mia morte, quando con una lancia mi fu aperto il costato. 3 furono le ore di agonia sulla croce. Se tutto si volesse ruminare, oh, quanti triplici si troverebbero! E questo non fu per caso, ma tutto per ordinazione divina, per rendere completa la gloria dovuta al Padre. La riparazione che gli si doveva dalle creature e il bene da meritare alle stesse creature dovevano essere complete, perché il dono più grande che la creatura ha ricevuto da Dio è stato il crearla a sua immagine e somiglianza e dotarla con 3 potenze. L'intelletto, la memoria e la volontà. E la creatura non c'è colpa che commette che queste 3 potenze non vi concorrano, e quindi macchia, deturpa la bella immagine divina che contiene in se stessa, servendosi del dono per offendere il donatore. Ed io, per rifare di nuovo questa immagine divina nella creatura e per dare tutta quella gloria che la creatura gli doveva a Dio, vi ho concorso con tutto il mio intelletto, memoria e volontà, ed in modo speciale in questi triplici da me sofferti, per rendere completa tanto la gloria che gli si doveva al Padre, quanto il bene che era necessario alle creature. Ma dinanzi a questi scritti di cielo, delle volte
a me è una grande tentazione che mi verrebbe di chiudere la bocca e rimanere in silenzio assoluto, terminare la meditazione, quindi lasciando un silenzio orante e contemplante, cioè dinanzi a certe parole che abbiamo ascoltato. Penso che bisognerebbe immediatamente piombare in ginocchio, mettersi con la faccia a terra e ringraziare il Signore semplicemente per aver fatto notare alcune cose, no? Questo numero 3 diffuso nella passione, che dobbiamo impararle bene a memoria tutte queste cose, pensarci spesso assai, tra l'altro, spesso assai, e anche trarre argomento di metterci bene in testa che nelle opere divine, e questo vale anche nella nostra vita, c'è solo la perfezione assoluta, ma assoluta, quindi curata nei minimi dettagli, non c'è nemmeno una virgola, un particolare che Dio lasci fuori posto o casuale. Come siamo così in parte sciocchi, in parte, per esempio, i Vangeli non ci danno tutti quanti questi particolari, no? Nei Vangeli c'è scritto l'essenziale, no? Non c'è scritto neanche che erano tre chiodi, anche se è una delle cose, insomma, più evidenti. Infatti qualche crocifisso antico sicuramente l'avremmo visto, di chiodi ce n'è quattro, no? Noi che chiodi erano veramente tre, l'abbiamo saputo dagli studi sindonici, ma potevano pure essere quattro, insomma, uno per piede, no? Cioè, che i Vangeli non ci dicono nessun particolare su questo, no? Proprio perché la rivelazione pubblica ha lo scopo di, come dire, di dire l'essenziale, che Gesù è morto in croce per i nostri peccati. Ecco, qui si capisce anche, no, la delicatezza che Gesù ha. A che serve dare tutti quanti questi particolari? Serve a far crescere l'amore verso Gesù, la compassione delle sue sofferenze, che dobbiamo chiederla. Cioè, noi dobbiamo chiedere al Signore che ci deve essere un giorno della nostra vita in cui, pensando a queste cose, ecco, facciamo uscire tutti i fiumi di lacrime che abbiamo, ma dovrebbero uscire tutti, che magari tante volte le abbiamo fatte uscire per tante stupidaggini, no? O per nostre sciocche sofferenze inutili, interiori, per i martiri che ci diamo da soli, o per cose molto umane, per quanto comprensibili, no? C'è un passo dell'Antico Testamento, è il quarto canto del servo di Yahweh, se si ricorda bene: con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo, si legge lì. Chi si affligge per la sua sorte? Eppure Gesù ha detto: beati gli afflitti perché saranno consolati. Gli afflitti sono coloro che sono capaci di piangere. Sulle sofferenze di Gesù e di Maria abbiamo da pochissimo festeggiato, un giorno dopo l'altro, l'esaltazione della Santa Croce e la dolorata, no? Quindi siamo proprio in un tempo propizio per questo. E se non hai mai versato una lacrima su queste cose, glielo devi chiedere. Questa è una preghiera che si può e si deve fare. Perché le lacrime di amore, mosse, ecco, dalla carità e dalla compassione per le sofferenze di Gesù e di Maria, sono quanto di più santificante. Questa è la dottrina universale dei maestri di spirito che possa esistere. Provocano un'unione con Gesù e con la Madonna, prova di bomba. Ci mettono direttamente dentro i loro cuori, no? Il dono delle lacrime si chiama. Santa Caterina l'ho avuto a Siena. E molti santi lo imploravano continuamente. Ecco, facciamo un passetto indietro prima di tornare a questa contemplazione, che però è assolutamente obbligatorio. Cominciare a fissare, Dio ci dona lo sguardo d'aquila, proprio per, come diceva Santa Chiara, Santa Agnese, sì, nella sua lettera: non ti si tolga mai, mai da davanti
dati, la memoria, la mente, l'occhio dell'intelletto, il ricordo di lui e della sua passione. Mai. E sarebbe bene riprendere lo Stabat Mater, spero equivami saluti i giorni, i miei cari confratelli parroci, dato che si recita il giorno della dolorata, ma è una recita facoltativa. Molte volte le cose facoltative vengono frettolosamente accantonate, no? Lo Stabat Mater, specialmente la seconda parte dello Stabat Mater, è uno strumento formidabile, ecco, per chiedere con forza, ecco, alla Madonna che ci doni la grazia di poter piangere con lei, di poter piangere su di lei, di poter piangere con lei le sofferenze di Gesù e poter piangere le sue stesse sofferenze di corredentrice e martire ai piedi della croce, no? Quindi, facilmente trovabile online, c'è cioè il testo latino con la traduzione a fronte. Certo, chi capisce il latino, il testo originale è più bello, perché le traduzioni sono sempre un po'. Fac me plagis vulnerari, quel termine è proprio forte, no? L'essere vulnerati dalla forza delle piaghe di Gesù. Bene, la vita è una divina volontà. Questo ci fa subito pensare alla Madonna. Cioè, la Madonna, sappiamo che vivere nella divina volontà lo dice lei stessa. Cioè, ogni tanto sento, è il martirio più grande che possa esistere. Non è che è un martirio più grande che possa esistere. D'accordo? Perché consiste ininterrottamente nel negare alla nostra volontà di fare quello che vuole. E continuamente tenerla sacrificata a colui a cui l'abbiamo donata, o a colei a cui l'abbiamo donata. Gesù dice chiaramente: quando un'anima mi ha dato la sua volontà, non è più padrona di fare ciò che le piace, altrimenti non sarebbe vera donazione. Questo dobbiamo sempre tornarci, 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 tornarci. Se no, consacrazione totus tuus, consacrazione alla divina volontà, vita alla divina volontà, sì, va bene. Nessuno non deve, c'è anche chi dice, se aspetti di essere santo per amare il Signore, non lo amerai mai, insomma, no? Quindi è chiaro che questo è sempre un cammino, dobbiamo stare sempre nell'ottica del cammino. Quindi, però, è un cammino da farsi. Quindi, continuamente, Gesù la chiama martirio di attenzione continua, tenere continuamente sacrificata la propria volontà a colui a cui l'abbiamo donata, a colei a cui l'abbiamo donata. Ora, non si può fare oggi sì, oggi mi offro qualunque sorta di bene e domani mi ritiro. Non si può. Non si può perché la mancanza di continuità, quindi che poi sarebbe l'incostanza, tante volte Gesù ne parla in questi scritti, come vero e proprio tarlo dell'anima, no? Per l'anima che non mi può fare della sua volontà quello che mi piace, ed ora me la dà e ora se la ritira, io dico: non sei disposta a sacrificarti e martirizzarti per me. Perché il vero martirio consiste nella continuazione. Potrei dirti rassegnata, uniformata, ma non martire. E addirittura un giorno o l'altro potrai finirla con ritirarti da me. Quindi la quintessenza, ecco, della vita nella divina volontà è avere questa attenzione, cioè non è una cosa, come dire, pesante, sforzata,
No, è una cosa che deve diventare dolce, soave, ma anche se, però seriamente perseguita, no? Lasciare la piena libertà a Gesù e a Maria di fare di noi in ogni istante quel che a loro piace. Quindi non resistendo agli eventi, non respingendo le croci, avendo sempre quella malleabilità interiore, quella duttilità interiore, quell'assenza di rigidità, no? Anche quando si tratta di un'idea buona, di una cosa buona, di un progetto buono, no? Certo, noi non abbiamo, diceva l'altro giorno il Papa ai giovani a Palermo, dice: qualcuno c'ha il telefonino della Santissima Trinità? No. D'accordo, dice: come faccio se a sapere quello che Dio vuole? Non è che gli puoi fare una telefonata o mandare un SMS e chiedergli: Gesù, mi dici cosa vuoi che io faccia adesso? Si può fare questo qui, no? Quindi è chiaro che noi ci muoviamo e ci determiniamo. Abbiamo un programma della giornata, abbiamo un lavoro, abbiamo dei tempi di preghiera, no? Abbiamo dei buoni progetti, però ci deve essere sempre, 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 sempre quella flessibilità, quella duttilità che in ogni istante Dio viene a proporti altro, Dio viene a dirti altro, Dio viene a cercarti, Dio viene a stimolarti, Dio viene a correggerti, Dio viene a fare qualunque cosa e tu sì. Quindi lasciami la piena libertà di fare di te nel modo che più mi piace, in ogni momento però, non oggi sì e domani no. Il vero martirio consiste nella continuazione, questa è una cosa stupenda. Cioè noi dobbiamo rappresentarci il martire non semplicemente come una persona che sta soffrendo i tormenti dell'inferno, ma il martire nell'eccesso della sua carità, cioè bisogna leggere gli atti dei martiri, no? Questi non vedevano l'ora di andare al martirio, eppure soffrivano. Ma come spiega tante volte Gesù anche negli scritti, dice: io godevo quando stavo sulla croce, ma che, come adesso me lo vediamo, ma come godevi? Ma io godevo perché stavo facendo la volontà del Padre e vedevo i frutti di queste sofferenze. Capite? Cioè quando un'anima ama Gesù e ama la Madonna, cioè io tante volte l'ho consigliato di fare, tu sei capace di metterti davanti a Gesù e a Maria e dire: bene. Ma davanti a loro, quindi non fare il bello, a fare le belle figure davanti al prossimo, a dire: ah, io sono comunque capace di fare qualunque cosa. No, no. E a dire: Gesù, Maria, tu mi puoi dire qualunque cosa, perché a me mi basta sapere che tu lo vuoi e qualunque cosa sarà dolce per me. Fosse anche cavarmi gli occhi, che adesso per dire, no? Lo farei volentieri. Perché se so che una cosa fa contenta, a te piace, a te lo vuoi tu, e che problema c'è? Soffri, e chi se ne importa? Cioè, l'amore porta a questo, porta, no? Tu ami Gesù se lo vuoi fare felice, se Gesù vuole una cosa da te, e quella cosa se tu la fai lo farà contento, ma che non la fai? Cioè, ma c'è da soffrire tanto? Se ti spaventa soffrire tanto non lo ami abbastanza. Allora, la prima cosa da fare per vivere queste cose è custodire il lume della grazia. Attenzione, ogni tanto le sciocchezze, ricordiamo sempre una cosa: la vita nella divina volontà, chiunque si tolga dalla testa, anche lontanamente, d'accordo, che determina qualche forma di distanziamento o peggio ancora di esonero dai sacramenti. Perché negli scritti c'è scritto in maniera chiarissima: non solo che i sacramenti saranno sempre vissuti anche nel regno della divina volontà, ma solo nel regno della divina volontà i sacramenti dispiegheranno tutta la loro efficacia. Cioè, una persona che vuole vivere nella divina volontà, che si accosta alla confessione, ma non si confessa come si confessano tutti, ma non tanto perché si mette col raschietto andare a, come dire, a pescare la paglia e la pagliuzza, come dice Gesù, no? Quindi che fa un elenco interminabile, per carità, anche magari fatto bene, di imperfezioni,
La persona che va al cuore, va al cuore delle intenzioni, va al cuore delle omissioni, e lascia che la luce di Gesù ti illumini dentro, ti guarisca dentro, ti faccia entrare dentro, ti illumini tutte le dinamiche che sono alla base di certe reazioni, di certi contorcimenti, passioni, in modo tale che tu quelle cose le possa distruggere nel fuoco del sacramento, aiutandoti anche con la confessione. Perché tanta gente che fa anche tante confessioni di devozione, cioè, rimane sempre uguale con il corso del tempo? Anche qui, recentemente il parroco mondiale, che è il nostro Papa, insomma, dice le confessioni al pappagallo. Non ti serve a niente la confessione al pappagallo, dice sempre le solite cose, tanto questo uno più o meno si conosce un po', no? Quindi se uno tende a chiacchierare. Dico in confessione, ho chiacchierato, ma manco ricordo quando l'ho fatto, ma tanto siccome ogni tanto lo faccio, sicuramente l'avrò fatto e quindi lo dico. Cioè, per carità, questo da un punto di vista canonico, da un punto di vista giuridico, certamente rende la confessione valida, quindi c'è un transito di grazia, no? I sacramenti operano ex opere operato, ma l'efficacia, la fruttuosità di una confessione così, fatta all'acqua di rose, è quasi nulla, ecco perché rimaniamo sempre uguali. Allora, la grazia, questo lume divino e che accende tutte le fiammelle delle virtù, attenzione, le fiammelle che si formano sono le virtù, cioè la vita nella divina volontà, le virtù sono tutte quante presenti e vivissime all'ennesima potenza, sono tutte quante divinizzate, convergono tutte verso la virtù delle virtù, questo dovremmo averla capito, cioè. Se uno ama con tutto il cuore Gesù, ama con tutto il cuore Maria, ma certamente se è amore vero, si porta il codazzo di tutte le virtù, d'accordo? Di tutte e nessuna scusa. Quindi una caratteristica della vita nel divin volere è che c'è questa forte, diciamo così, accentuazione, questa forte convergenza nell'amore, nella carità. Carità con la C maiuscola, attenzione quando si parla di carità, la carità non è. Ecco, è l'amore ardente, è l'amore fervoroso, è l'amore intenso, è l'amore grande, è l'amore sommo verso Gesù e Maria che sono veramente l'oggetto profondo di tutte quante la convergenza, il punto focale radiante di tutti quanti i nostri desideri, di tutti quanti i nostri pensieri. Però la grazia deve essere alimentata, la fiamma, il lume deve essere alimentata e si alimenta soprattutto con i sacramenti che si possono ripetere, che sono la confessione e l'Eucaristia. Il fatto che Gesù dica che la vita nella divina volontà, come dire, produce degli effetti sotto certi aspetti più forti della stessa comunione sacramentale per un motivo molto semplice. Che la comunione sacramentale produce una presenza reale di Gesù in noi limitata alla sostanza delle specie. Ma se io imparo a vivere nella divina volontà, io sto a contatto con Gesù H24. Ma questo non significa che si possa prescindere dalla comunione sacramentale, che è il momento in cui la presenza di Gesù vivo, vero e personale, sostanziale, entrando dentro di noi, produce delle folgori, ecco, di grazia e di santità, no? E tante più ne produce, quanto meglio ci prepariamo e quanto meglio ringraziamo Gesù dopo la comunione, senza l'orologio. Ovviamente chi ha la possibilità di farlo, chi ha i minuti contati perché c'è il lavoro, c'è la famiglia, fa quello che può, no? Ecco, e poi concludiamo, siamo partiti, torniamo da dove siamo partiti, no? A questo numero 3. Che caratterizza la passione, ripercorriamo 3 ore di agonia dell'orto e 3 ore di agonia sulla croce. Tre tipi di flagelli, questi si vedono nell'ora della passione: prima le corde, poi le verghe e poi i flagelli uncinati, che sono gli unici di quelli che sono rimasti impressi sulla Sacra Sindone. La triplice coronazione di spine, ce lo dice benissimo l'ora della passione, no? Quindi, le 3 volte che Gesù è stato incoronato, quindi quando, dopo la flagellazione, all'Ecceomo, quindi quando è stato cambiato prima di partire per la Via Crucis, poi quando è stato spogliato al Calvario. E le ore della Passione lo descrivono
Io penso che pregare bene le ore della passione, questa è un'idea mia, cioè penso che bisogna prendersi tutta la calma possibile. Capita delle volte che purtroppo la nostra debole mente tende a recitarle in maniera un po' frettolosa, un po' distratte, ma se si veramente convergesse un'attenzione profonda nelle ore della passione, lì si schiantano anche i cuori più duri, secondo me, perché ci sono dei passaggi che non si possono assolutamente non leggere, pregare senza che il cuore abbia dei sussulti, no? Perché è veramente un'opera divina quel testo. Tre volte hanno spogliato Gesù, e lo sappiamo, no? E durante la passione, quando lo flagellarono, quando gli rimisero le sue vesti dopo la sceneggiata della clamide sulle spalle prima di partire per la Via Crucis, e poi quando l'hanno spogliato per metterlo in croce. Tre condanne ha ricevuto, no? Di notte, la prima, Caifa, al mattino presto, quando è stata ribadita la condanna, in pieno giorno, quando è stata ratificata anche da Pilato, no? Tre furono le cadute sotto la croce, questa ce l'ha consegnata la tradizione, le celebriamo nella Via Crucis, tre chiodi. Due per le mani, uno più lungo, terribile per i piedi. Tre versamenti di sangue da parte del cuore, questo nel Getsemani, ecco, cosa che si evince anche dalla sudorazione di sangue. Poi nell'atto della crocifissione, questo viene anche questo messo benissimo in evidenza dal racconto dell'ora della passione, quindi dallo stiramento delle braccia, delle gambe, no, che ha provocato questa fuoriuscita di sangue dalla parete cardiaca, e poi il sangue d'acqua con cui è stato trafitto. Ecco, fissare lo sguardo qui, c'è un altro passo delle Lamentazioni, dice: fermatevi e guardate, contemplate questo mio dolore, no? Se si trova un dolore simile al mio. E poi c'è la risposta, dice: ben se ne ricorda e si accascia dentro di me l'anima mia, no? Non c'è niente di più santificante di questo. Questi maestri di spirito lo hanno sempre insegnato, no? La meditazione più importante è la passione di Gesù. E la vita nella divina volontà ci consegna anche questo. Io personalmente penso che non sia assolutamente possibile desiderare, quindi optare di vivere nella divina volontà senza avere, ma l'impegno ovvio, d'accordo, che non c'è neanche da dirlo, di recitare tutti i giorni le ore della passione, non, certamente non tutte le 24 ore, ma continuativamente, con o senza orologio, non fa niente, ma seguire le 24 ore, dall'1 alla 24esima, e poi ripartire da capo, no? Cioè, io penso che quella, più il pio pellegrinaggio nel divin volere, insomma, che ci abbi, anche questo fatto tutti i giorni, la continuità, la costanza, no? Perché tu devi abituarti a imparare a girare nella creazione, a girare negli atti dell'umanità di Cristo, negli atti dell'umanità della Madonna, e poi devi imparare a farlo da solo. Cioè, queste sono altre cose, cioè, dobbiamo chiederci, no? Quanti giri hai fatto tu di testa tua? Così, cioè il mondo della volontà è il mondo anche dove la fantasia, noi possiamo sorprendere il nostro Signore, possiamo stupirlo, sorprenderlo, cioè fare una follia che non ha mai fatto nessuno, andare a fare un giro che non ha mai fatto nessuno. Entro dentro un particolare della vita di Gesù, della vita della Madonna, a modo mio. E chi te l'ha detto questa cosa qui? Fra tutte le creature che sono mai esistite, l'hai fatta soltanto tu. E che Gesù aspetta dalla tua anima, che ha creato come un unico, come l'universo, che tu faccia quell'atto particolare, perché capite, noi dobbiamo pregare, questa è un'altra cosa fondamentale nella vita del divin volere, noi dobbiamo pregare essendo noi stessi. Quindi c'è tutto un, certo, se prego l'ora della passione la devo leggere, ma poi ci stanno i giri, certo i giri mi posso fare indirizzare, però la vita nella divina volontà, a mio avviso, è matura quando tu giri da solo. Pensate a fare un rosario girando,
Qualunque mistero. Se fai i misteri gaudiosi, giri nell'umanità santissima della Madonna. Se fai i misteri luminosi, giri nell'umanità matura di Gesù, nei suoi 3 anni di vita pubblica. Se fai i misteri dolorosi, giri nella passione. Se fai i misteri gloriosi, giri nella gloria di Gesù e di Maria. Allora, ma se ci rendiamo conto di quanti atti si possono fare, di quanti ti amo si possono mettere in tanti particolari, dove, ecco, la nostra immaginazione, certamente sostenuta dallo Spirito Santo, animata dall'amore, può raggiungere tutto quello che vuole. E comprendiamo quanto queste cose possano essere gradite a Gesù e Maria? Immensamente. Immensamente. Ci lasciamo con questa contemplazione di queste sofferenze, ricordando che soltanto come conclusione che l'occasione di questo era che Luisa stava riflettendo su un particolare esplicito, molto chiaro, insomma, no, dell'ora della passione, che è appunto la triplice coronazione di spine, e che proprio per questo suo pensiero ardente di carità, che lei stava dicendo: ma Gesù, ma quanto hai sofferto per tutte queste cose, no? Dice, ma bastava una, anche questo, no? Per questa sua delicatezza ha avuto da Gesù questo exploit, no? Quindi questa esplicitazione di questo particolare e anche la spiegazione del perché, quindi mostrando uno degli infiniti tratti della sapienza di Dio nell'operare. O Santa Vergine di Maria, la vita nella Divina Volontà è la tua vita. Tu, Regina dei Martiri, hai vissuto questo martirio dell'attenzione continua che l'anima che vuole vivere nel Divino Volere fa a Dio. Tu l'hai vissuta ininterrottamente, con la massima perfezione possibile. Non c'è stato secondo in cui la tua volontà non stesse a Lui sacrificata. Ovviamente aiutaci. Aiuta tutti coloro che sinceramente lo desiderano, lo vogliono, non come un'idea così, no? Come un pio desiderio, come una velleità, ma come una volontà risoluta e ferma ad arrivarci, perché non è operazione facile. Noi non vogliamo essere semplicemente rassegnati e uniformati alla Divina Volontà. Noi vogliamo perderci e sperderci in essa e non conoscere più la nostra volontà. Come te. Aiutaci anche a che il nostro sguardo interiore, il nostro desiderio, la nostra mente, i nostri occhi siano fissi sulle sofferenze di Gesù e sulle tue, ricordando che niente accende l'amore e soprattutto santifica l'anima quanto il ricordo continuo di quello che con infinito amore avete patito, non solo per la nostra salvezza, ma perché la vostra stessa vita divina potesse abitare nei nostri cuori. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fiat, Ave Maria.